Da decenni la popolazione palestinese subisce il regime di occupazione di apartheid da parte di Israele, la più grande democrazia del Medio Oriente, che ha sistematicamente violato le risoluzioni ONU e il diritto internazionale, oltre ad aver ridotto in povertà sia la popolazione di Gaza che quella dei territori occupati, come attestano i rapporti della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Le condizioni di vita della popolazione palestinese erano arrivate al limite ben prima dell'assedio di questi giorni. Israele dice di aver lasciato la striscia nel 2005, ma di fatto continua a operare un blocco, ovvero la chiusura totale dei valichi di frontiera e degli accessi via mare e aerei, una prevaricazione che ha portato quasi al collasso dell'economia regionale di Gaza. Come si vive dunque nella striscia, ovvero quella che molte organizzazioni internazionali e lo stesso storico israeliano Ilan Pappé definiscono una prigione a cielo aperto? Di fatto, gli abitanti della striscia sono condannati ad un regime teso ad assicurare il dominio di Israele anche sul piano economico e finanziario. Quali sono gli effetti economici delle restrizioni imposte arbitrariamente da Israele? A causa della chiusura prolungata e delle ricorrenti operazioni militari tra il 2007 e il 2018, si stima che l'occupazione israeliana sia costata alla popolazione palestinese 16,7 miliardi di dollari. Senza considerare altri costi derivanti dall'occupazione israeliana, come l'impatto economico derivante dall'impedire alla popolazione palestinese di sfruttare i giacimenti di gas naturale al largo delle coste di Gaza. E ancora, la striscia di Gaza ha uno dei tassi di disoccupazione più alti del mondo. La maggior parte delle persone non ha accesso all'acqua potabile e a elettricità affidabile e regolare, oltre ad un sistema fognario adeguato. Più della metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e l'80% degli abitanti dipende dagli aiuti stranieri per poter sopravvivere. Il tutto va ad aggiungersi a restrizioni della libertà di movimento, vessazioni quotidiane, leggi discriminatorie, incarcerazioni e torture inflitte sulla base di ragioni arbitrarie. Da anni Gaza muore lentamente di inedia e povertà, stretta nell'assedio più lungo del mondo. L'unica maniera per porre fine alle atroci sofferenze del popolo palestinese, ma anche al conflitto con Israele, è andare alla radice del problema e sradicarne la sua causa più profonda, ovvero l'occupazione israeliana.